Jesus Christ Superstar ha fatto la storia del musical, se non è il musical che ha davvero dato inizio a quella che è una serie, insomma, di produzioni che hanno fatto la storia del musical. Quindi avere questo ruolo così importante è davvero un onore e spero, insomma, di portarlo con tanto coraggio, perché serve tanto e speriamo di emozionarvi, perché sul palco è stata una magia incredibile, quindi sono sicuro che giovedì sera sarà così. I have to say that this is my second role. This is the second time that I'm involved in a musical. La seconda volta che partecipo a un musical, la prima volta. But this is probably one of the roles that is the most iconic. So I'm extremely happy and extremely honored, because as well, you know, Maria Magdalena. Probabilmente questo è uno dei ruoli iconici più importanti che sto affrontando, perché Maria Maddalena è un ruolo. Yes, and then this is Jesus Christ Superstar with Andrew Lloyd Webber and Tim Rice. You cannot go better than that. Con Jesus Christ Superstar, Tim Rice e Andrew Webber non si può andare meglio. And I'm extremely happy to be surrounded by vocalists such as Lorenzo and Faisal, and because they, as Jesus and Judas, they're extreme. I'm very, very impressed with the vocals that they give. The roles very difficult, and the songs are really complicated songs. And my part is really like a walk in the park. Sono molto onorato di partecipare in questo ruolo accanto a due grandi vocalisti come loro due, che fanno Giuda e Gesù, che sono veramente bravissimi nel loro ruolo, e che la mia parte è una parte un po' di una che è tre passeggi, in realtà è smaccioli. But it's true, but at the same time I have to say that this Maddalena's songs are the most recognizable. Le canzoni di Maddalena sono quelle più riconoscibili, in effetti I Don't Know How to Love and Everything So Right, exactly. E Could We Start Again sono le tre ballad dello spettacolo che rimangono un po' quelli che tutti canticchiamo. Exactly. And then I'm really looking forward to see the performance of Frankie. Non vedo l'ora di vedere la scena in azione Frankie. Which is like a really like the part, like the funny comedic part of the piece. L'unica parte comica, tra virgolette, dello spettacolo. And I'm really looking forward to see what he's wearing, because apparently it's something. Beh, ho visto già alcune immagini del costume, ma non vedo l'ora di vedere la scena, perché in effetti usa questo mantellone abbastanza imponente. E per me, dopo aver avuto l'onore di condividere il palco con un grande artista come Ted Neely, non vedo davvero l'ora di condividerlo anche con Lorenzo e con Angun, perché ho trovato davvero due artisti speciali. E sono certo che sarà un grande spettacolo, e quindi non vedo l'ora, e sono contento anche di ritrovare Frankie, quindi grazie. Ho fatto bene anche già nel 2022, per un ruolo che mai mi sarei aspettato nella vita di poter avere, poter ricoprire, poter portare avanti in maniera decente, decorosa e così gratificante. E devo dire che quando nel 2022, nel febbraio del 2022, è arrivata la telefonata di Massimo, per me è stata un momento molto speciale, perché una cosa che invidiavo e che ho cercato di fare mia e di portare anche nella mia vita di tutti i giorni è il cinismo di Erode, che è un cinismo assolutamente purificatore per quanto mi riguarda, che diciamo cauterizza le inutili umidità del sorriso di circostanza in un ghigno o in un pianto netto, preciso, univoco e totalizzante. E un'umanità che ci mette un secondo ad eleggere il proprio Messia e mezzo secondo a mandarlo al martirio.
Questa cosa è rimasta, noi siamo bravissimi a creare i miti, gli eroi, i campioni, i re, e poi dopo 5 minuti girarci dall'altra parte e guardare verso un altro. E questo è un po' quello che Gesù Cristo sta mette a nudo rispetto invece a quello che fa il Vangelo, comunque la Chiesa. Gesù Cristo sta guarda proprio l'uomo e cosa l'uomo succede. E la sua grande attualità, che ogni edizione io sono costretto a rinnovare, in quella famosa scena delle 39 frustate inferte a Cristo, io proietto a tempo di musica 39 immagini abbastanza forti, lo faccio da 30 anni, dalla primissima edizione. In quelle immagini ci sono martiri del nostro tempo. Inizio dall'Olocausto, negli anni 2000, prima anni 2000, mi fermavo alle la 39esima erano le Torri Gemelle. Oggi quell'immagine è la numero 10. Cioè, ho dovuto io l'altra sera ho scaricato, ho messo delle immagini dentro, con Navalny, con la Striscia di Gaza. Cioè, non si finisce mai di aggiornare quella della nostra tendenza al martirio dell'umanità, cioè l'uomo uccide se stesso, l'uomo condanna chiunque abbia un messaggio diverso, un messaggio di libertà. È quello che un po' ci racconta la storia di Cristo, che questo musical, con questa opera eccellente, di una partitura che sembra incredibile, scritta poco più di ventenne da Enrico Guerra, eppure ha una forza, ha una... solo quella, pure senza, oggi facciamo un sound check senza le voci e ti rendi conto come la voce, come la musica da sola ti accompagni nel racconto. Hello all of you wonderful friends in Italy, Ted Levy here, hoping you are all well and happy. I have a new message for you, which if you don't mind I'm going to read, that way I won't make any mistakes, okay? I will be returning to Italy March 7th through 20th to celebrate the 50th anniversary of the Superstar film, the 30th anniversary of the People Row theatrical production, and the 10th anniversary of my first time featured in Italy. I'm not performing in the show. I am honored to be there side by side with the brilliant producer-director Massimo Piperò in absolute support of his new theater in Milan and the grand opening of the new production of Superstar in Rome. I will attend the screenings in Milan March 12 and 13 and in Rome March 20. I hope to see you there. Take good care, everyone. Bye.